velocemente che Concluda, lei. Ministro, abbiamo Cerco di oltrepassato già i concludere 3 minuti. velocemente. Siccome vedevo citato Meridiana, cioè Speciali Terni, Meridiana è stata chiusa la settimana scorsa, venerdì, un accordo quadro che scongiura la mobilità per 1.350 persone e ci consente di avere 12 mesi per trovare una soluzione seria e industriale, ma non ci sarà mobilità per le 1.350 persone. Acciaio Speciali Terni è stata chiusa senza nessun licenziamento. Alcune delle altre situazioni che voi citavate, che lei citava in questa interrogazione, sono, come ad esempio Mercatone 1, sono state messe purtroppo in una situazione di amministrazione straordinaria, ma comunque col tentativo di salvaguardare l'azienda. La filosofia, il fil rouge che il governo sta attivando è tutti i possibili strumenti di supporto al fine di salvaguardare Grazie. l'occupazione e le produzioni del nostro paese, in situazioni che sono complesse. Grazie Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Meloni. Ministro, la ringrazio per la risposta. Mi rendo conto, diciamo, della quantità di questioni sulle quali l'abbiamo interrogata, però se posso permettermi, temo che ci voglia un po' più di piglio, mettiamola così, perché tono dimesso, risultato scarso o nullo. Vede, noi rischiamo la chiusura dello stabilimento Indesit Whirlpool di Carinaro perché il governo non è in grado, se questo dovesse avvenire, di mantenere dei patti che la Whirlpool ha stipulato con il governo italiano. Cosa che non si dice, ma che è. All'atto dell'acquisizione di Indesit da parte di Whirlpool, più o meno contestualmente o poco prima, il governo italiano, per il tramite di Invitalia, ha partecipato a un contratto di sviluppo con il quale Invitalia investiva 10 milioni di euro per far crescere la Whirlpool in Italia. Whirlpool, multinazionale americana, che prende i soldi del governo italiano, ovvero degli italiani, per poi chiudere stabilimenti italiani in Italia. C'è qualcosa che non funziona in questo? Allora sa che cosa bisognerebbe fare, secondo me? Una cosa banale, spiegare alla multinazionale americana che o rispetta i patti stipulati con il governo italiano oppure deve restituire i soldi degli italiani che si è preso per crescere. Questo bisognerebbe fare. E noi non vogliamo solamente che 800, 1.300 operai non vengano messi in discussione, cosa che non prendiamo proprio in considerazione. Noi vorremmo che rimanesse in piedi lo stabilimento di Carinaro, perché parliamo di un territorio difficile, dove non è esattamente facile far crescere, non solo tenere al lavoro gli operai, ma c'è tutto un tema di indotto che va valutato e quindi noi chiediamo che quello stabilimento rimanga in piedi con gli strumenti che abbiamo per discutere con questa azienda, perché vede, se ne citano delle altre. Ma è un caso abbastanza generalizzato che il governo italiano, Presidente, un secondo, che il governo italiano stia, diciamo così, chiudendo un occhio rispetto a quello che aziende private o aziende straniere vengono a fare in Italia. Abbiamo svenduto Ansaldo Breda ai giapponesi dicendo che i giapponesi manterranno i siti produttivi aperti, ma non sfugge che i giapponesi, dopo essersi fregati i nostri brevetti e il nostro know-how, avranno la possibilità di andare a aprire i propri siti produttivi Grazie. le proprie sedi produttive da altre parti, eccetera, eccetera, eccetera. Ci piacerebbe avere un governo. Potrei citare, e chiudo davvero, Presidente, potrei citare decine di altri casi e vale la pena citarli. Voi avete parlato di Prysmian, la Alenia Aermacchi. La stiamo regalando, la vogliamo svendere a un privato con 180 operai? La vogliamo dare a un privato che ha Grazie. 180 operai in cassa integrazione? Io non lo so come fate la politica industriale, ma c'è francamente qualcosa che non funziona. Temo Grazie. che quello che non La funziona sia il ringrazio, fatto la che abbiamo. ringrazio. Passiamo all'interrogazione dell'onorevole Gianluca Pini, numero 3, 1478, concernente chiarimenti in merito a una presunta trattativa tra il governo e i cosiddetti Black Bloc, ipotizzata da fonti di stampa in relazione ai gravi incidenti verificatisi a Milano il 1º maggio 2015. L'onorevole Pini la illustra per un minuto, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, non andremo oggi qui a chiederle nuovamente le dimissioni come abbiamo fatto ieri, ma a chiederle di un aspetto specifico, appunto citato in premessa dal Presidente Baldelli, riguardo ai fatti accaduti al 1º di maggio in occasione appunto dell'inaugurazione dell'Expo, cioè quei fatti riportati dal direttore Sallusti che parlano di una possibile, una plausibile trattativa fra lo Stato e i Black Bloc per evitare ulteriori incidenti. Ora, poteva essere una ricostruzione giornalistica, però,
è finita lì, ma in realtà ci sono degli elementi che ci fanno pensare che effettivamente qualcosa possa essere andato in questa direzione, quindi chiediamo ufficialmente se lo Stato, non il Ministro dell'Interno, qualsiasi parte dello Stato ha effettivamente svolto una trattativa con gli antagonisti, Black Bloc o quant'altro, perché ci sono, e poi lo citerò dopo nel caso di risposta negativa, degli elementi che sono a nostro modo di vedere assolutamente incontrovertibili che qualcosa possa essere accaduto, però lasciamo a lei la risposta. Grazie onorevole Pini. Il ministro dell'Interno, onorevole Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, sì. Ministro. Grazie Presidente. Nella sua interrogazione l'onorevole Pini dice, avendo il direttore Sallusti sostenuto questa tesi, io sono qui in Parlamento a farle questa domanda. Ma io quello che mi viene da dire, caro onorevole Pini, appunto, proprio perché l'ha sostenuto Sallusti, lei doveva chiedere a se stesso, ma può essere mai che c'è stata, avendola detta Sallusti, una trattativa tra lo Stato e Black Bloc? Ma un po' di serietà. Stiamo parlando di uno, come dire, condannato con sentenza passata in giudicato per diffamazione. Questa è la credibilità. Cosa si è verificato invece? Si è verificato che nel nostro paese è stato ospitato un grande evento e, come accade nelle grandi democrazie che ospitano i grandi eventi, vi è stato un movimento antagonista e violento che ha preteso di rovinare quel grande evento. Noi glielo abbiamo impedito. La stessa cosa era successa a Roma, ed era successa a Roma il 15 ottobre del 2011, con decine e decine e decine di feriti ricoverati all'ospedale. All'ospedale non c'è finito.